Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video del Trappolone. Se siete appassionati di suoni di batteria veri come me, vi piace registrarli, vi piace campionarli e magari vi piace anche utilizzare campionamenti fatti da altre persone o da altri plugin tipo Addicted Drums, Superior Drummer, penso che questo video vi piacerà perché sto per farvi sentire un sample pack che ho ricevuto da qualche giorno dai ragazzi di Cult Drum Sounds, che sono i ragazzi che hanno uno studio di registrazione pieno di roba analogica, vintage, insomma il top del top, e loro hanno questo portale che si chiama appunto Cult Drum Sounds, in cui vendono dei sample pack anche abbastanza economici, in cui hanno queste batterie campionate stupende, suonate da batteristi bravissimi, registrate da Dio con la migliore outboard e quindi insomma dei suoni molto belli che oltretutto sono forniti in un modo molto intelligente per essere utilizzati con tutte le vostre DAW. Ora, prima di andare davanti al computer, così vi faccio vedere un po' il loro sito e vi faccio sentire l'ultimo sample pack che hanno fatto, 1960 appunto. Se siete nuovi da queste parti, vi consiglio di dare un'occhiata nel link in descrizione in cui troverete un ebook gratuito in cui vi insegno a creare il vostro mix template e una lezione gratuita di 40 minuti in cui vi elenco 10 errori fondamentali da evitare per ottenere un buon mix, quindi tutto materiale gratuito per portare le vostre produzioni a un altro livello. Ok, questo è il sito di Cult Drum Sounds. L'ultimo sample pack, quello che mi hanno mandato, in realtà gliel'ho chiesto io, non mi hanno proposto loro di recensirlo perché comunque mi erano apparsi un po' di ad su Instagram e sono sicuro che sono apparsi anche a voi. E quindi ho detto, vabbè, comunque hanno un'estetica molto figa. I video negli ad suonano bene, oltretutto dicono che i video negli ad non sono processati in alcun modo. Quindi effettivamente questo è il prodotto che mi capita. Quindi gli ho scritto in privato, gli ho detto perché non me lo mandate così lo provo e se mi piace lo recensisco sul mio canale. Ed effettivamente sono rimasto sorpreso. Se andate nella sezione shop del sito, trovate appunto l'ultimo sample pack in offerta. Spero che ci rimarrà ancora per tanto e soprattutto spero che ci sarà quando appunto vedrete questo video. Comunque, 2486 sample di batteria, 43 loop e leggetevi un po' tutto, comunque vi faccio un po' il riassunto. Di base sono un sacco di loop, un sacco di drum kit già creati in modalità multisample, quindi se utilizzate velocity diverse avete dei suoni diversi con dei tocchi diversi e poi ci sono diversi kit che adesso vi farò vedere. Vi faccio vedere anche come si presenta la cartella del sample pack, vabbè c'è un PDF in cui ci sono tutte le istruzioni, tutte le cose, ma in realtà c'è poco da leggere secondo me. Qui ci sono dei loop in due modalità, dead kit che è il kit più stoppato, wide open kit che è quello diciamo un po' più loose, quindi aperto. Con i suoni più lunghi, più stanzoso e tutto quanto. Poi vedete ci sono diversi mix per ogni kit, Dirty, Natural e 60s, che se vi leggete il PDF insomma vedrete che avranno delle caratteristiche diverse. E poi la cosa bellissima è che ci sono i presets per caricarli sulla vostra DAW, sul vostro programma di sample. Per esempio ci sono i drum kit di Ableton 11 già fatti, i drum kit per battery, quindi fondamentalmente voi caricate il drum kit nel vostro programma di fiducia, c'è anche Kontakt, c'è anche Reason, c'è il sampler di Logic e tutto quanto, e quindi poi vi trovate già il sample pack come se fosse un plugin, come se fosse Addicted Drums, Superior Drummer, che a seconda di come schiedete sul MIDI e mettete diciamo il MIDI sulle parti equivalenti vi suona proprio quello che avete scritto, quindi super funzionale, super comodo. Poi chiaramente ci sono i one shot, quindi tutti i vari sample che potete anche prendere come file wave singolo e metterlo dove volete, quindi a seconda del vostro modo di produrre la batteria avete un po' tutte le soluzioni. Ora io vi faccio sentire un po' di roba perché penso che questo sample pack sia veramente interessante. Come sapete io registro molte batterie vere, ma lavoro anche molto con Addicted Drums e con Superior Drummer e quindi quando vedo qualcosa che mi stupisce lo provo sempre perché sono un appassionato di suoni di batteria, soprattutto questi suoni belli reali, soprattutto belli retro, ma soprattutto suonati e ripresi veramente bene. Comunque qui ho il mio sample pack 1960 importato su Ableton. Partiamo un attimo dai loop che sono veramente belli secondo me. Per esempio vedete, trovate dei loop con tre modalità di mix diverso, come ho detto prima. Sentiamo Dirty. Insomma, ci sono diversi pattern, vedete, ci sono i BPM e poi dice un po' il tipo di beat e chiaramente lo sviluppa su diversi BPM e con diversi pattern. Poi natural, se no natural come suona?
un po' meno processato, un po' meno nastroso. Dirty mi piace molto di più per le mie esigenze. Sentiamo Sixties. Più stanzoso e più riverberato. E poi c'è l'altro kit, quello meno stoppato, più aperto, più loose, che è il Wide Open Kit. Anche qui diversi loop con diversi mix. Veramente bello, molto Led Zeppelin. Sentiamo in Natural. Molto molto interessante. Poi vabbè, come ho detto, ci sono i preset, io chiaramente uso quelli per Ableton 11 e carico niente sul drum kit. In questo beat che vi voglio far sentire un attimo per farvi vedere che vibe che dà il pezzo, ho utilizzato proprio un loop così secco e ci ho messo praticamente soltanto un po' di air compresso. Vi faccio sentire come arriva il beat, insomma una trentina di secondi. Per me veramente un sogno, cioè suona veramente troppo bene, cioè questo è un loop unico, in realtà sulla strofa lo sentite più minimale perché ho ridotto la sensibilità ai transienti su Ableton, quindi fondamentalmente non ho fatto nient'altro che scegliere transients qui, mettere questa modalità di riproduzione e abbassare questo valore al 34% in modo che riproduce solo i picchi più alti e quindi mi ha tolto un po' tutto quel texture in sottofondo. Quando riapro tutto, la qualità devo dire che si sente, tutto ho parlato con uno dei ragazzi, mi ha mandato anche il link dello studio di registrazione che hanno, poi magari vi faccio apparire la loro pagina qui in sovrimpressione, e devo dire che comunque stanno pieni di roba, cioè comunque hanno uno studio incredibile, belle stanze, bell'outboard, bei convertitori, hanno i Links Aurora 2424 pre-assurdi, hanno anche un banco Trident molto bello, quindi comunque non è una roba fake, cioè una roba reale fatta veramente bene e si sente. Ora voglio farvi vedere anche che figata il fatto che appunto hanno permesso di caricare i loro sample come libreria appunto in multisample instrument a seconda di quello che utilizzate, quindi c'è Battery 4, io adesso utilizzerò il drum kit di Ableton, quindi andate nella cartella preset, io per esempio qui c'è Ableton 11, che ne so, prendiamo Dead Sixties che è il, diciamo il kit da cui ho preso questo loop che avete sentito, basta che clicco su Dead Sixties e lo inserisco in una traccia MIDI, vedete che ho già la mia batteria campionata con i multisample, quindi diciamo che se crea una clip MIDI e voglio scrivere un tempo, basta che mi crea una clip MIDI, vedete ho già qua tutti i colpi, faccio vedere se cambio la velocity come cambia il suono. Vedete? Quando vedete che cambiando la velocity cambia proprio il suono, non cambia solo il volume del colpo, questo vuol dire che è un multisample e questa cosa è fondamentale per dare il senso di dinamica, di realtà, no? Perché sono più sample in uno che cambiano soltanto a seconda di come cambiate la velocity, quindi la stessa identica cosa che fa Addicted Drums. Poi vabbè, magari un programma come Addicted Drums al mixer che vi permette di miscelare tutti i vari microfoni, però qui lasciamo il mix a loro a seconda appunto del drum kit che andiamo a caricare.
Veramente, veramente figo. Proviamo a giocare un po' con la velocity del Charlie. Un po' più casuale, no? Ora la cosa bella è che io magari ho scritto questo pattern di batteria, non mi piace il kit che ho scelto, chiaramente sono intercambiabili perché hanno fatto in modo che ogni kit avesse cassa, rullo, Charlie e tutto quanto corrispondente alla stessa nota. Quindi per esempio adesso passo a Natural 60s. Sixties Room. Close up. Dead 60s. Natural 60s. Abbassiamo la velocità del rullo. Abbassiamo la velocità anche del kick. Pure tutto il resto. Creiamo tipo un riverbero un po' figo per vedere come viene riverberato. Proviamo il pure plate dell'UAD che mi sta piacendo un sacco ultimamente. Mettiamoci sotto un po' di basso e piano. Ovviamente possiamo anche processare ogni pezzo individuale dal drum kit di Ableton, magari vogliamo equalizzare un po' la cassa e il rullo, insomma possiamo fare quello che vogliamo. Sentiamo la cassa in solo. Sentite quanta bella ronza analogica che c'è sotto. Ecco, un'altra cosa bella di quando abbiamo della roba campionata bene, che comunque è convertita bene, che è registrata bene, vedete come prende bene l'equalizzazione della compressione, cioè comunque non si creano artefatti, non si sente quel suono brutto che magari capita quando prendete dei sample un po' scadenti, quindi comunque a me questo sample pack ha convinto molto, comunque è una settimana che non apro più Addicted Drums, quindi vuol dire che mi sta piacendo veramente tanto, ci sto facendo un sacco di beat, un sacco di produzioni, che dire, penso che se siete amanti dell'indie rock o comunque del suono analog, retro anni 60 ma anche anni 70, perché comunque vedete basta metterci un po' di riverbero, un po' di room artificiale oppure utilizzare appunto i preset più aperti che hanno, comunque penso che questo sample pack per quello che costa sia veramente una svolta. Poi comunque io diciamo che in termini di batteria non ho dei gusti così vari, in genere le produzioni che faccio, a meno che non siano generi specifici richiesti dai clienti, comunque vanno sempre su questa roba qui, e comunque è un genere che adesso sta andando molto questo con questi suoni indie rock belli caldi, belli
belli analogici, belli nastrosi. Quindi mi sento veramente di consigliare questo sample pack e faccio i complimenti ai ragazzi di Caldrum Sounds, che comunque ho sentito anche gli altri sample pack che hanno, alcuni più rock, alcuni più pop, che probabilmente comprerò, comunque che mi farò mandare. Insomma, niente, vi consiglio di darci un'occhiata, vi lascio il link in descrizione. Penso che ci sia veramente tanta roba in questo pack, ma anche negli altri pack che fanno. Comunque la qualità c'è. Insomma, mi sono sentito di recensire questo sample pack soprattutto per il fatto che in giro non è che si trovano tutte queste batterie vere campionate in questo modo, proprio con il classico approccio, diciamo, che si vede nei sample pack trap, quelle trovate su Cymatics. In genere, quando uno vuole una batteria vera, quasi sempre fa sbattere ai plugin che dico sempre, quindi Addicted Drums, Superior Drummer, Zeta Drummer, che è la stessa cosa praticamente, Slate Drums e tutta quella roba là. Diciamo che, insomma, è raro che si trova una roba così immediata, così economica e che ha questa qualità, quindi appunto mi sento veramente di consigliarlo. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere che ne pensate di questo sample pack, se lo comprerete oppure se l'avete provato. Detto questo, io come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, vi invito a mettere like e a iscrivervi al canale se non avete già fatto. Direi che per oggi è tutto. Love.